Buonasera a tutti e benvenuti. Ultima puntata per l'anno 2019 della rubrica Il Fatto e quindi prima di tutto il ringraziamento va a tutti coloro che hanno seguito questa rubrica nella quale in qualche modo il senso era quello di cercare di spiegare a tutti in maniera comprensibile, a pezzettini, stante anche il tempo a disposizione, quelli che potevano essere argomenti di riflessione, spunti di riflessione, valutazioni un po' su quello che stiamo vivendo e su quello che potrebbe essere anche il nostro futuro a breve. Ripeto però prima gli auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, per un Natale sereno e banale, dire sereno, ma deve essere sereno in qualche modo questo Natale, perlomeno come momento dove in un certo senso quasi ci dimentichiamo di tutto quello che abbiamo intorno e ci mettiamo con volontà e con voglia a seguire quello che invece succede ai nostri cari, che spesso lasciamo indietro per l'attività lavorativa, per tutto quello che è il mondo che ci circonda e in famiglia si sta poco. Quindi sereno nel senso di stare in famiglia e di occuparci del benessere della nostra famiglia, di parlare e di stare insieme. Quindi tanti auguri a tutti per questo Natale e per il fine anno, con l'augurio appunto anche di ritrovarci, se volete, davanti a questo schermo. La rubrica, ritorno banalmente a dire appunto le finalità, che sono state quelle di aiutare tutti e me anche a capire certi meccanismi spesso accennati velocemente dalle televisioni, dai giornali, dai quotidiani e che se non compresi non ci aiutano poi nel rapportarci con la realtà che abbiamo. Ho parlato un po' del mondo, ho parlato un po' dell'Europa, ho parlato anche dell'Italia e sull'Italia ovviamente dobbiamo focalizzare quelle che possono essere le aspettative per il futuro. Un'aspettativa per la giustizia, argomento che sentiamo spesso tirare in campo, c'è la prescrizione, non ne voglio parlare, ho le mie idee ovviamente, non ne sono positivamente convinto e mi fermo, però giustizia ci deve essere, la giustizia deve essere resa perché il paese diversamente non può funzionare e deve essere anche efficiente. Il lavoro, altra questione affrontata, altra questione da affrontarsi anche per il prossimo 2020, pensiamo soltanto alle problematiche lavorative personali, aziendali, industriali, grandi e piccole che affliggono questo paese, lo stesso dicasi per l'economia che deve aiutare. Deve darci anche un po' un senso di risollevamento dall'apatia che anche nel 2019 un po' abbiamo vissuto. Parliamo delle banche, avete sentito quello che sta succedendo, problematica, crolla la banca, crolliamo noi, crollano tutti, salviamo le banche, ma salviamo le banche anche per salvare noi, dico io, non soltanto le banche e non i risparmiatori. Tasse, fisco, oppressione fiscale, ne abbiamo parlato, che possiamo fare, migliorare diversamente perché paghiamo e lo facciamo volentieri, tra virgolette, ma lo facciamo in ogni caso con la speranza che possano servire a qualcuno questi denari, ma cerchiamo anche di migliorare l'imposizione fiscale, tutela della famiglia, nucleo familiare, ragioniamoci, tuteliamolo, rendiamolo anche moderno se vogliamo con tutte le sfumature da verificare, ma tutela della famiglia, tutela della scuola, tutela dei giovani, tutela di una pace sociale che non abbiamo avuto comunque per tutto l'anno 2019 e che vorremmo cercare forse di ritrovare nell'anno 2020. Sono questi micro argomenti, macro argomenti, perché poi in realtà ritorneremo a parlare ancora di questa nostra vita italiana che in un certo senso non ci soddisfa, credo, a livello generale. Non credo sia una questione di politica, di destra, di sinistra o di quanto altro. Nessuno, ritengo, è soddisfatto a
ad oggi di come il Paese stia funzionando. Non è una critica al governo, il governo serve per governare e quindi che governi e che faccia le cose che deve fare. Ripeto, c'è poca soddisfazione, quindi rifugiamoci un attimo in questo periodo natalizio, riprendiamo le forze, restiamo con la nostra famiglia che ci fa bene per poter poi uscire nel gennaio 2020 con delle forze, con degli stimoli diversi. Detto questo, grazie comunque a tutti voi per la simpatia che avete dimostrato anche durante il corso di queste puntate. Vi ringrazio davvero, buon Natale, buon anno, arrivederci nel prossimo 2020. Grazie.